Ciao ragazzi, sono Favij e oggi sono con le G-Phoners e con Carmine che è l'assistente scenografo. Carmine, ti presento le G-Phoners. Salve. Ciao. Ciao. La mia prima domanda è qual è il compito dell'assistente scenografo? Beh, l'assistente scenografo appunto assiste tutte le esigenze dello scenografo in ambito lavorativo, nel senso tutto ciò che lui pensa, che lui decide, poi l'assistente cerca di metterlo in pratica, organizza le varie giornate e tutto il resto del reparto che c'è sotto, a fianco, la squadra, ecco. Quindi lo scenografo le dice cosa deve essere messo dentro a una stanza. Ah, lo scenografo principalmente fa un bozzetto, uno schizzo. Ah, ok. E poi da un disegno, uno schizzo, si passa a questo qui. Da un'idea lo faccio diventare il più reale possibile. Ah, okay. Poi va di nuovo in revisione, se lui, la sua idea l'ho riportata bene su carta, passa poi agli altri reparti per l'approvazione. L'assistente mette qualcosa di suo, di gusto suo, però comunque l'ultima parola spetta allo scenografo. Ah, e poi dopo, quindi, se il progetto va bene, viene messo in atto. Sì, passa poi alla regia, al DOP, se per loro va bene, rispecchia tutte le richieste, passa alla produzione per i costi. Se per tutti va bene, poi si va appunto al progetto, che è tutta la parte tecnica, che va alla scenotecnica, che sono coloro che le realizzano. Poi arriva l'arredatrice che l'arreda, quindi mette armadietti, in questo caso la scuola, i tavoli, i libri, sceglie le luci, cioè a livello di design, e poi si va in scena. Qual è la tua stanza preferita, il tuo luogo preferito da rendere, diciamo, più realistico? Di questo progetto? Di questo progetto forse il bagno. Sì, il bagno che non c'è, che è questo qui. Ecco qua. Che questo è stato realizzato tutto da zero. Era una stanza vuota tipo questa ed è stato costruito un bagno. E il bagno funziona? No, in questo caso non funziona perché non è da esigenza di sceneggiatura. Ah, non c'è stato richiesto. Ah, ok. No, nel caso in cui doveva funzionare, si creava anche l'impianto per l'acqua. E il rubinetto neanche quindi funziona, sono tutte è tutto finto oggetti perché, di scena finti, sì, quindi. Perché appunto non è di esigenza di sceneggiatura, però nel caso in cui fosse stata di esigenza funzionava il rubinetto, si creava una pressione a caduta. Tutti i dettagli, anche le colorazioni, cioè c'è tutto un processo, magari di quale colorazione sta meglio con quella, quale con l'altra? Sì, dipende da quello che uno vuole raccontare e dall'emozione che vuoi trasmettere. Ovviamente i colori freddi hanno un senso appunto di cupo, di dramma, colori caldi ti danno tranquillità. Questa è una scelta che si fa col regista, con la sceneggiatura in base a quello che si deve raccontare, ma soprattutto con il DOP, direttore della fotografia, che si occupa poi lui di illuminare gli ambienti. Tutto viene scelto per un motivo. Nulla è lasciato al caso. Io sto tenendo i fogli perché poi li consegno io. Faccio finta di... Ma anzi, mi passi anche quello se non ti serve, no, tanto certo. Roba, grazie, gentilissimo. E anche se non te ne fai nulla, anche lo stacchiotto non è male. Non me ne faccio nulla, no, grazie. È un carissimo amico. Gentile, te lo tratto bene, dai. Va. Grazie mille Carmine, super gentile. Ragazzi, andiamo a trovare un'altra persona del set. Ciao. Grazie Carmine ancora, ciao. Grazie.